Ciao a tutti raga, qui è Trange. Oggi vediamo primo sguardo a Caliban. Samuel già sbloccato da un po'. Caliban oggi ho le ultime 5 casse da aprire, adesso le apriamo, lo sblocchiamo, lo uppiamo e vediamo un po' com'è. Andiamo subito. Vediamo se escono 5 rari nel frattempo sicuramente. Andiamo subito a vedere le caratteristiche, anzi, lo uppiamo subito. Ho risparmiato un po' di soldi proprio per fare l'upgrade. Dovrebbero fare il tasto, aumenta tutto. Diciamo che il concept di questo eroe non è male affatto. Adesso vediamo le animazioni. Ok, perfetto. Livello massimo, adesso vediamo. 2000-5000 tutti i nemici nella fila posteriore, debolezza, ha fatto male, e 1500-2007 danni a tutti i nemici, ripristina gli HP. Allora, sulla carta non è questo grande eroe, non è questo grande eroe, però vedremo un po' il gameplay. Adesso aumentiamo anche la biblioteca, che è il motivo per cui mancava solo lui. Perfetto. E adesso direi che andiamo subito a provarlo. Allora. Useremo, vediamo gli eroi, entrambi gli eroi che ci propongono per questo evento. Quindi Samael, Caliban. Samael lo riguardiamo velocemente, anche qui non fa grande danno, però ritarda i poteri e fa un po' di danno, diciamo, sui nemici singoli, per lo più forte contro acido. Io fino adesso l'ho usato in coppia con Garron e il guanto del valoroso.
Vediamo adesso. Perché tra l'altro è un furfante, mentre lui è un cacciatore. Per cui la logica vorrebbe, diciamo, un utilizzo con un guanto come il Champ che dà velocità ai furfanti, quindi a Samael in particolare per aumentare il numero di volte che si riesce a fare ritardo, mentre Caliban è cacciatore oscuro, si sposa molto bene sia col champ che aumenta comunque la potenza del colpo primario, oppure con il guanto del logico che ne aumenta la velocità. Allora, io è la prima volta che li provo, quindi andrò col Maverick per andare sul sicuro. Nel dubbio ci mettiamo un po' più di vita col set mitico. Non li ho mai provati insieme, per cui voglio andare un po' più sul sicuro, poi facciamo qualche prova con i guanti. Così vediamo anche le inizia subito difficile con due davanti. Come vedete, pensavo potesse essere più veloce, in realtà abbastanza lento. Ovviamente la combo del martello col guanto non è il massimo, però d'altronde proviamolo subito. Ma niente di che, danni pochissimi. Vediamo se lui fa anche qui pochissimo danno. Ok, niente di che, pensavo meglio. Prendiamo condanna, quindi direi che ci curiamo. Vediamo l'animazione della fluente. Non male. Adesso ho fatto caso che debolezza prima non l'ha minimamente messa. Non è il massimo, non è il massimo, devo dire. Ma non penso che lo userò nemmeno. Andiamo a vedere quanto cura. Tre cultisti, non mi aspetto molto. Debolezza non vuole entrare. Curiamo un po', ma veramente veramente poco, ragazzi. E
È vero che non abbiamo incontrato nemici miliziani in questo giro di portale, ma insomma, lascia un po' a desiderare. Molto male per questo primo sguardo, per essere comunque un unico, per averci investito mezzo milione di più i materiali per l'upgrade su Side Story. Devo dire, per il momento bocciato. Per il momento bocciato, Samael è sicuramente più utile. Ah, visto che ci siamo, vi faccio vedere anche la side, perché io in questo momento sono arrivato a 380.000, quindi finiti 300 vi esce una side stories che vi chiede di fare altre 10.000. Fatta quella si sblocca un errante evento che vi dà una cassa come premio e sempre un core giallo, esce tutti i giorni alle 5. Fatti questi 10.000, sbloccato l'errante evento, vi chiede di fare altri 70.000 punti, quindi 380.000 come siamo adesso, e si sblocca quest'altra dove vi dà 200 polveri gialle, che sono la cosa più utile, e 10 shard dell'unico. Fatta questa side stories, poi son finite. In questo caso non vale molto la pena investirci, come avete visto. Niente di che, questo eroe. Adesso però, visto che mi rendo conto che il Maverick maxato magari non ce l'hanno tutti, proviamo con un guanto che magari hanno più persone. Allora, secondo me la miglior combinazione è col Champ, perché come vi dicevo velocizza i furfanti e ci interessa avere la normale di Samael, diciamo, molto prima. Tra l'altro questo dà anche la forza sui poteri normali dei cacciatori, quindi in teoria serve una buona combo. Io ce l'ho full blu e basta. Dai, facciamo una prova con questo, ve lo faccio vedere. Probabilmente muoio perché non è abbastanza potente, sempre portale. Sono 4, dai, proviamo. Oppure l'ideale sarebbe il guanto dell'onesto, che non ho però, perché anche lì velocità ai furfanti. Non sono un grosso problema i miliziani in realtà in questo portale. Come vedete, nonostante solo, insomma, più 40% che ho di velocità sui furfanti, si è caricato molto prima.
non uso granché la furente perché, come avete visto, abbastanza una merda, c'è un po' di danno. Questo evento, devo dire, una vera delusione in termini di eroe. Grafiche molto belle, ma a livello di utilità complessiva nel gioco molto molto male. Peraltro, come vi dicevo, la grande inculata è che Caliban, se puntate a, diciamo, a potenziare i miliziani, è necessario per arrivare al livello 10 della biblioteca. Io, usando in arena Alder con la build mago, necessariamente sono forzato a massimizzare lì. Allora, spariamo subito lui. Sicuramente devo dire, tra prima e ora, molto meglio col guanto del champ, nonostante non sia molto usato. Lo sento in generale più fluido. Diciamo poi che sto andando anche abbastanza tranquillo, perché non ho grossi problemi di danni che genero e di danni che ricevo, per cui si va abbastanza fluidi. No, devo dire, ragazzi, non mi piace affatto questo nuovo eroe. L'altra combinazione, non so se vale la pena, ve la faccio vedere, sarebbe con l'onesto, non ce l'ho, con logico, perché dà la velocità ai cacciatori e in più genera furia quando si mette uno stato negativo. In questo caso lui mette debolezza con la normale, per cui accelerando la normale in teoria si potrebbe essere in grado di generare, insomma, una certa quantità di furia. Se non mi ricordo se questo potenzia le spade, è un guanto che più o meno anche questo dovrebbero avere tutti, quindi dai, vediamolo. Non è un guanto questo del logico che mi piace particolarmente, però si sposa abbastanza bene con la furente di Alder, più che altro per delle combo in arena interessanti. Vediamo se generiamo un po' di furia. In questo caso addirittura l'abbiamo ucciso. Diciamo che il top, se ce l'avete, è il guanto dell'onesto, velocità al furfante, potenziamento del martello.
anche il verso del corbaccio. Non serve tirare furenti, così quando ci sono pochi inquisitori va abbastanza liscio. Vedete che con logico, già che è maxato su tutti i viola, comunque la velocità non è affatto male. La velocità non è affatto male, però in questo caso. Mi interessa più tirare giù lui. Ecco, forse è utile solo per tirar giù quello lì dietro che fa recuperare l'armor. Abbastanza liscio, sì, direi. In generale mi sono trovato meglio con logico che non col champ, però ripeto, non ho il champ maxato, soltanto di blu, per cui secondo me col champ può essere la combinazione perfetta. Vi potenzia anche le asce, velocità al furfante, che alla fine la cosa che vi interessa di più è la normale di Samael. Caliban abbiamo visto niente di che, niente di che. L'unica cosa interessante appunto di Caliban è che è l'unico modo per massimizzare i miliziani, come vedete ne servono 6 nella biblioteca, per cui sì, l'unico modo per arrivare a 10 da 8 è maxare lui. Quindi in conclusione finale, se non vi serve, diciamo, maxare i miliziani, non vale la pena, secondo me, da queste cose che abbiamo visto, investirci tempo e denaro. Discorso diverso, Samael. Samael sicuramente più interessante, non è strettamente necessario per la biblioteca, come vedete ci sono un sacco di eroi cultisti. Sicuramente interessante per la normale, perché dà ritardo a tutta la fila davanti, più facile da stellare. Tra l'altro la furente non è nemmeno così scarsa quando si fa solo contro un avversario, specialmente se c'è acido, perché diciamo è potenziata sull'acido. Anzi, ve la faccio vedere. Visto che ci siamo, faccio vedere, non penso che userò mai più Caliban in tutta la mia vita, quindi direi che uso Garron. In questo caso potete usare o il guanto dell'oscuro, che è un po' più difficile da ottenere se la gilda non gira tanti boss, guanto del valoroso, in entrambi i casi velocità ai guerrieri, quindi velocità su Garron, oppure in alternativa sempre guanto del campione, velocità su Samael. Così faccio vedere anche come faccio io di solito i portali in maniera abbastanza veloce. Faccio vedere anche i danni di Samael, comunque 4 stelle. Tra l'altro valoroso, un guanto che mi piace molto. Io purtroppo non ho una build guerriero, quindi
come dire, lo valorizzo meno per il momento, ma ci sto lavorando per costruirmela. Prende furia dalle normali degli eroi, quindi c'è sicuramente un vantaggio nell'usare i guerrieri in questo caso rispetto agli altri. Tra l'altro, il guanto primario che vi trovate contro in arena con avversari che usano Lanzo e Valin. Come vedete già dal gameplay, chiaramente al di là dei danni maggiori che crea il martello in questo caso perché è potenziato dal guanto che sto usando, vedete anche la furia come si genera molto più rapidamente utilizzando i poteri degli eroi. Io non uso quasi mai il pugno, ma non ho grossi problemi in questo caso. E vedete anche come Garron fa molto più male rispetto a Samael stesso, per cui se avete Garron, personalmente io lo preferisco, considerando che al momento ce l'ho a 3 stelle, mentre Samael ha 4 stelle, per cui in teoria dovrebbe essere meglio Samael, ma non lo è mai nella vita. Anzi, in questo caso acido, così ci potenziamo la furente dopo. Ecco raga, trick. Quando l'inquisitore dietro carica il suo potere, se riuscite in quel turno a tirar giù tutta la linea davanti, non ve lo casta, ma aspetterà il turno dopo, quindi avete tutto il tempo di ritardarlo. In questo caso io sono arrivato prima, mi tiro un Garron e sto più tranquillo. Ah no. Adesso me lo piglio perché voglio anche farvi vedere, visto che cazzo si è tolto acido, vabbè. Così vi faccio vedere i danni. 28.000, non tantissimo, ma nemmeno così scarso. Considerate che su acido arrivate tranquillamente a 35-36.000. Questo in particolare non è che abbia tanta vita, per cui è più che sufficiente. Buon ragazzi, direi che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Delusione totale, per cui mio consiglio su Samael, potete anche pensare di investirci. Se vi interessa la normale non serve nemmeno parlo così tanto, perché alla fine la normale vi funziona da livello 1 a livello 45. Indifferentemente, Caliban, se non avete una necessità specifica di dover potenziare i miliziani, secondo me, da quello che ho visto, non vale veramente la pena spenderci soldi e risorse. Buon, alla prossima, ciao a tutti.